per creare i solidi complessi, noi abbiamo quattro modi, oppure quattro comandi principali per creare appunto i solidi e la somma, la sovrapposizione di questi quattro modi ci permettono di creare dei solidi estremamente complessi. Cioè, quali sono questi modi? Questi quattro comandi, più che modi: l'estrusione, la rivoluzione, lo sweep e il loft. L'estrusione ha bisogno di due, o meglio, un elemento, lo schizzo e il profilo, e all'interno del profilo, all'interno dello schizzo, scusatemi, ci deve essere il profilo chiuso, che noi diamo la misura del nostro profilo, che qualsiasi forma può avere. Il profilo importante sia chiuso, ok? Termino lo schizzo, e la terza dimensione è la normale, è la perpendicolare. La normale sta per perpendicolare, è perpendicolare al mio piano di lavoro. Quindi, se io adesso in Fusion sono qua, questo è il comando di estrusione, oppure io li posso trovare tutti qua i comandi, i principali comandi: estrudi, rivoluziona, sweep e lofta. Loft. Ok, il più semplice è l'estrudi, perché ha bisogno di un elemento solo. Per cui io dico estrudi, e qua io do la terza dimensione, ripeto, che è normale al piano. Praticamente sono i modi per dare la Esatto, tridimensionalità. la tridimensionalità. Perfetto, Ok. perfetto. Fusion è anche graficamente stupendo, perché io vedo anche, vado su di tanto. Oppure vado al contrario, cioè vado in negativo rispetto al piano. Qua dicono che deve essere una polilinea per fare estrusione. Allora, non è detto, chi parla di polilinea deriva da AutoCAD, perché per Fusion, se io faccio linea, 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 per Fusion queste linee vengono considerate automaticamente polilinee. Per cui ritorno nello sketch e faccio vedere, scusatemi, torno nello sketch, faccio ok, edito lo sketch, edito, quindi vado a modificare il mio sketch, ok, adesso io vado a cancellare tutto quanto che ho qua, per cui ho qua una prima linea, vedete che io non faccio polilinee, ok, linea, 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 e sto facendo una cosa casuale, ok. Per Fusion queste linee singole automaticamente vengono considerate, una volta che sono chiuse, viene considerata una polilinea. A chi dice, non dice una cosa sbagliata, è assolutamente, ma probabilmente deriva da AutoCAD, che faceva la distinzione grossa tra linea e Sì. polilinea. Infatti qua abbiamo il pannellino dell'estrusione, e qua mi dice, ma vai in una direzione solo, o di qua Sì. rispetto alla normale positiva o alla normale negativa, oppure ho la possibilità di dire do un'estrusione simmetrica. Ecco, quando qua dico simmetrica, io inserisco un valore 10, 15, 50, ok? Questo valore è raddoppiato, quindi se inserisco 15 avrò un solido alto 30, ok? Poi il taper angle è la conicità, ok? La conicità dei lati delle pareti. Io so 10 gradi, ok? Vedete, siccome ho dato un'estrusione, ok? Un'estrusione simmetrica mi dà 10 gradi, 15 gradi, 10 gradi, esatto, partendo dal piano. Se io invece, quindi no, non mi piace così, non do una simmetria, ma do una unica direzione, per cui la simmetria, la conicità è solo da una parte, ok? Quindi taper angle mi sta per conicità, ok? New body vuol dire che io vado a creare un solido, è un oggetto, no, più che solido, un oggetto, ok? Un body, un oggetto unico, un oggetto nuovo, ok? Quindi
Primo comando semplicissimo è la estrusione. Quindi l'estrusione è il comando in assoluto più semplice. Ok, rifacendo, prendendo un altro file, guardando, andando ad analizzare il secondo comando per la creazione, la rivoluzione. Ok, la rivoluzione ha bisogno, torno indietro qua, no, qua, ok, la rivoluzione ha bisogno di due elementi, lo schizzo e il profilo chiuso, che sono simili a quelli dell'estrusione, e il terzo elemento fondamentale, l'asse di rivoluzione, perché attorno a questo asse noi andremo a rivoluzionare, a girare attorno a questo asse e utilizzando questo asse di rivoluzione creiamo i solidi. Questo asse di rivoluzione non deve far sì che l'oggetto, lo schizzo che noi siamo andati a creare vada a autointersecarsi all'asse, altrimenti avremo dei problemi. Allora, quindi vado a creare il mio schizzo, prendo un piano a caso, questo qua, mi metto normale, quindi, ok. Io personalmente provengo da una progettazione meccanica, per cui io parto sempre molto inquadrato, molto simmetrico, così via. Creo, non lo so, una gamba di un tavolo, non lo so, un tavolino, così via. Vado a creare subito la mia asse centrale, che può essere o linea di costruzione o asse, o linea d'asse. Vedete che è nera, tranne il puntino qua sopra. Perché nera, perché mi ha preso il constrain, il vincolo di verticalità. Due, mi ha preso l'aggancio al punto zero. L'unica parte che può muoversi è questa qua, che può allungarsi o accorciarsi. Io generalmente voglio fare la gamma del tavolo, ok? Vado a creare delle linee abbastanza casuali e poi vado a quotarle, oppure posso dire ok, vado a larghezza 10, ok, no, ho sbagliato perché non gli ho dato la verticalità, l'orizzontalità, scusatemi, ok, 10, ok, poi salgo, sto facendo una forma abbastanza strana, ok, così. Io questa linea poi vado a utilizzare un arco, perché io parto arco tre punti per tre punti, quindi punto iniziale, punto finale, e poi creo questa linea. Adesso non sto mettendo nessuna quota, perché adesso poi andrò a metterle successivamente, e vedete che adesso abbiamo l'unico segmento nero è quello in basso, perché è l'unico che ha la misura. Per cui, cliccando qua, dando le quote, do la quota 20, non so, do la quota in X, do la quota in Y, ok? Le quote possono essere di tre tipi, signori? La quota X o Y, ok? Oppure la quota allineata. Questa qua che è allineata, vedete? Adesso, se io cerco di dare questa quota a questo segmento, il programma dice, oh, che cavolo vuoi tu? Perché questa linea, avendo già dato la quota in X, la quota in Y, è inutile che io dia la quota, diciamo, inclinata, perché l'avevo già definita io quella linea, tant'è che questa quota che io ho inserito è tra parentesi. Cosa vuol dire una quota tra parentesi? Vuol dire che è una quota di sola lettura. Per cui io non potrò modificare il mio segmento con queste quote, perché questo segmento è guidato da queste altre quote qua. Il 10, esatto, il 10 lo posso modificare, il 20 lo posso modificare, e modificando una delle due quote mi si automaticamente modifica la quota di lettura.
Ok, poi do adesso altre quote, do questa quota qua, ok, 16 mm, chiaramente è rimasta blu questo, è rimasto blu questo segmento, perché? Perché manca la quota angolare. Dando la quota angolare, allora, 105 gradi, allora mi diventa nera. Ok, adesso do la quota alla questa qua, 60 mm, e do la quota raggio. Dando la quota raggio, 60. Ok, anche questa linea mi diventa nera. Io preferisco sempre lavorare con gli schizzi vincolati al massimo. Ok, e poi questo 10 mm, poi vado a chiudere. Allora, vedete che se lo schizzo che io faccio non è chiuso, l'interno dello schizzo mi rimane senza colore. Dal momento che io andrò a chiudere lo schizzo, ok, allora il mio profilo mi si evidenzierà che mi si chiude. Allora, non mi ha fatto la linea e vado perpendicolare. Vedete che questo profilo qua adesso è chiuso e me lo evidenzia che è chiuso. Io cerco di tenere, è pronto per essere lavorato, rivoluzionato, estruso, come voglio io. Per cui il taglio, io preferisco lavorare sempre con gli schizzi puliti, per cui di proposito ho fatto questa linea più lunga, preferisco andare a trimmarla, a tagliarla, ok? Per cui tenendo schiacciato il tasto sinistro io vado a tagliare le linee in eccedenza. Ok, per cui se io chiudo adesso, termino lo schizzo, vado ad eseguire la lavorazione di rivoluzione, ok, qua mi compare il pannellino, ok, e in automatico andando a dare l'asse, andando a selezionare l'asse di rivoluzione, lo rifaccio, ok, vedete che avendo uno schizzo solo, automaticamente la selezione del profilo me l'ha già presa in automatico e sta aspettando, dove c'è il campo blu, sta aspettando Fusion, la selezione dell'asse. Chiaro, se io prendessi questa linea orizzontale sbaglio, ma lui me la crea lo stesso. Non è una gamba del tavolo, chiaramente, ma è un qualche cosa, un coperchio. Ok, ho sbagliato a selezionare l'asse di rivoluzione, per cui ok con Ctrl Shift esatto io riesco a eliminare la selezione, qui seleziono questo e io ho fatto la mia gamba. Ok,